the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ecco, buonasera a tutti, vi do il benvenuto, so che siete molto numerosi e questo ci fa molto piacere ed eccoci arrivati all'ultimo appuntamento di questa settimana della nostra serie webinar appunto non convenzionali perché sono molto brevi, sintetici, permettono molta interattività e devo dire che questa formula ha riscosso molto successo. Approfitto ovviamente come sempre per presentarmi, sono Novella Cappelletti, sono direttore di Paysage e due parole sul fatto che dalla prossima settimana, appunto come avevamo anticipato, ci sono proprio alcune importanti novità che riguardano la testata. Ma oggi siamo qui in compagnia dei nostri ospiti, che intanto saluto e ringrazio. Si tratta della società IPM, società specializzata da oltre 40 anni nella fornitura e realizzazione di pavimentazioni continue. È con noi il dottor Andrea Penati, che è il direttore tecnico, e collegata con noi anche la dottoressa Daniela Penati, che ci segue. Intanto le do il benvenuto, dottor Penati. Buonasera a lei, dottoressa. Buonasera a tutti. Ecco, bene, prego. Perfetto. Di nuovo buonasera. Come ringrazio di questa opportunità la dottoressa Cappelletti, anche perché devo dire che è una cosa nuova, però probabilmente potrà nel proseguo anche essere una cosa interessante da portare avanti nel futuro. IPM Italia, come abbiamo appena detto, ha più di 40 anni di storia, siamo molto fieri di questo, siamo alla seconda generazione e io personalmente mi occupo di tutta la parte tecnica commerciale, e come potete vedere la nostra attività si svolge prevalentemente fuori, in quello che è la cantieristica. Infatti, se vedete l'area di produzione, è di oltre 1100 metri quadri, ma soprattutto la parte di uffici e laboratorio, che è molto importante nella nostra sede, perché è da qui che facciamo ricerca e facciamo la gestione del cantiere, proprio perché siamo un'azienda un po' anomala, nel senso che abbiamo una produzione, ma anche tutta la divisione di posa diretta delle nostre soluzioni. Questo per offrire al cliente la giusta garanzia, la giusta assistenza, la giusta competenza che abbiamo maturato in 40 anni di produzione posa, perché noi da sempre abbiamo fatto produzione posa. E direi che è fondamentale, perché è possibile fare i più bei prodotti del mondo, ma poi bisogna anche applicarli nel modo corretto. Detto questo, certo, appunto vi faccio vedere brevemente una lista di nostre certificazioni. Noi più o meno dal 98 abbiamo deciso di cambiare decisamente la visione della nostra azienda, andando su una tipologia green. E tutto questo è iniziato facendo parte del Green Building Council e soprattutto subito anche la certificazione ambientale per la produzione, che è molto importante. E poi soprattutto nella ricerca di prodotti a base acqua o VOC praticamente a zero. Infatti vi faccio un esempio, che è dal 2001 che in IPM Italia non esiste un grammo di solvente di nessun tipo in azienda. Ovviamente tutti questi anni ci ha permesso di collaborare con i più importanti architetti, quindi ne conoscete sicuramente, la maggior parte, con grande successo, sia dal punto di vista architettonico, ovviamente, che abbiamo risposto alle loro domande, alle loro richieste più bizzarre,
ma anche da un punto di vista tecnico, perché abbiamo aiutato i tecnici all'interno degli studi a risolvere anche situazioni in cantiere, nel cantiere, che si sono sviluppate durante l'esecuzione dell'opera. E questo è importante, è la nostra forza, essere, avere competenze ed esperienza durante la fase cantieristica e quindi poter cambiare, modificare in funzione della necessità, che possono essere di qualunque tipo, dalle condizioni meteo che cambiano alle condizioni tecniche proprio di posa per rispettare tempistiche o altre richieste, che può essere della committenza o del progettista stesso. Ovviamente oggi IPM è un'azienda che opera su tutti i settori delle pavimentazioni. Oggi ci dedichiamo alle pavimentazioni esterne, che si potrebbero dividere in tre fasce principali: pavimentazioni drenanti in graniglia naturale, prodotti per il trattamento di strade naturali e piste ciclabili, aree ludiche. Ovviamente tutte queste tre divisioni hanno la necessità di avere tre tipologie di prodotti totalmente differenti, ma tutte e tre con un unico obiettivo: pavimentazioni a quanto più naturali possibili, anzi a VOC zero. Cominciamo con, diciamo, IPM Geodrena. IPM Geodrena è il sistema leader ormai in Italia per quanto riguarda le pavimentazioni drenanti esterne. In questo caso parliamo di una soluzione di finitura. Oggi vi parlerò soprattutto della soluzione di finitura, perché abbiamo diversi pacchetti, totalmente filtrante il pacchetto oppure drenante in superficie, e lo vediamo bene nel dettaglio. Qual è la caratteristica di IPM Geodrena? Di utilizzare la graniglia naturale, che può essere di tipo calcareo, quindi marmi, oppure di tipo quarzo, graniti, per aumentare la resistenza a compressione e quindi la carrabilità. Il legante, perché qui parliamo in questo caso di un legante che permette appunto a tutte queste graniglie di rimanere coese anche sotto stress meccanici, è un legante che non parliamo di resina epossidica, non parliamo di resina poliuretanica, ma è un nostro formulato specifico a zero VOC, molto particolare, anche molto tecnico, nel senso che è un prodotto rapido, veloce, e questo che cosa permette? Di dare una carrabilità già il giorno successivo, ci permette di applicare a basse temperature, quindi di sfruttare più mesi durante l'arco dell'anno e non solo 2, 3 mesi, 4 mesi della stagione estiva, ma soprattutto la cosa più importante è che in caso di maltempo, il giorno successivo alla posa del prodotto, non ci sono danni superficiali al manufatto, quindi esteticamente manteniamo quello che abbiamo applicato il giorno precedente. Questo non può venire con i normali leganti che vengono utilizzati dai nostri competitor, perché non utilizzano questa tecnologia, che è tutta dello studio dei laboratori di IPM Italia. Certo. Ok, qui alcune realizzazioni che abbiamo fatto dal Vulcano Buono a Correnzo Piano, fino, direi, passando per opere pubbliche, vediamo la Piazzetta di Capri, Padova, Vigonza, residenze private, addirittura lungomari, lungo la Riviera Ligure e non solo, e poi secondo me parla da solo il Colosseo. Le belle arti hanno scelto IPM Geodrena come rivestimento del palco dove vengono realizzati gli spettacoli al Colosseo. Direi che questo parla, diciamo, chiaro e esemplificativo della naturalità e della bellezza del prodotto. Proprio al Colosseo, tanto per darvi una nota tecnica, abbiamo utilizzato un mix di botticino fino a utilizzare una parte di inerte che abbiamo trovato all'interno del Colosseo stesso. È stato preso, vagliato,
e utilizzato per fare l'impasto, perché all'opera del Colosseo abbiamo realizzato anche opere di ristrutturazione con materiali compositi, quindi carbonio e aramide, per rinforzare alcuni archi che erano un po' diciamo pericolanti, e abbiamo utilizzato anche lì l'inerte locale. Questo cosa vuol dire? Che per tutte le soluzioni di geodrena noi possiamo utilizzare o ricercare inerti del posto, locali, quindi anche l'impatto visivo è possibile ridurlo al minimo, perché possiamo utilizzare da totalmente l'inerte locale o in taglio con inerti selezionati per conferire o aspetti cromatici differenti oppure maggiori resistenze, perché sapete bene che i calcari non possono offrire una grossa resistenza meccanica. Perfetto. Però quindi, possiamo lavorare su questo. Una domanda. Sì. Quindi queste pavimentazioni sono, diciamo, composte in ordine da graniglie che possono essere di marmo molto fini o pietre molto fini, giusto? Giusto. Possono essere anche agglomerate, per sintetizzare, per vedere un attimo, possono essere agglomerate anche a degli inerti esistenti in loco, comunque degli inerti che conferiscono, oppure lei citava, che mi sembra invece estremamente interessante, su questo c'è una domanda, questa fibra di carbonio che rende la pavimentazione più resistente? Allora, in questo caso io l'ho citata come utilizzo del rinforzo di alcuni archi al Colosseo. È vero, la fibra di carbonio rende una pavimentazione più resistente e in taluni casi abbiamo utilizzato, in genere però abbiamo utilizzato la fibra aramidica, perché la fibra di carbonio è più corretto utilizzarla su manufatti cementizi, sì, perché è molto rigida. Mentre la fibra aramidica o mista aramide carbonio ci permette anche di utilizzarla sia come rinforzo strutturale classico, abbiamo visto purtroppo nei danni causati dal terremoto, ma lo si può usare anche come rinforzo intermedio sotto il geodrena per riconsolidare le pavimentazioni esistenti. Perché questo cosa vuol dire? Il geodrena è una finitura che ha uno spessore di minimo un centimetro fino a 2-3 centimetri, ma la sua caratteristica è che può essere applicata su qualunque natura di supporto concreto, cioè piastrelle, travertino, cemento, asfalto, quindi qualunque tipo di supporto. Il Colosseo è stato fatto su un tavolato in legno, però per far sì che non ci siano ripercussioni abbiamo rinforzato con delle fibre. La stessa tecnica che si usa nell'FRP, quindi nel rinforzo strutturale sismico, diciamo antisismico. Certo. Bene, grazie. Perfetto. Qui si possono vedere delle graniglie, abbiamo selezionato qualche inerte. Ecco, quindi si può spaziare dal bianco fino ad arrivare al nero ebano, dal bianco Carrara fino ad arrivare al nero ebano. Certo. Qual è la caratteristica? Ecco, qui specifichiamo i due discorsi che accennavo all'inizio. Applicazione di geodrena su un supporto coeso, concreto, quindi su qualunque supporto già esistente, quindi si presta molto al recupero, alla ristrutturazione, e invece su un supporto completamente filtrante. Qual è la differenza tra i due sistemi? Nel primo caso è sufficiente uno spessore di un centimetro per soluzioni pedonali o scarsamente carrabili, un centimetro e mezzo, due su situazioni fortemente carrabili e che necessitano anche di una ristrutturazione, di una riqualificazione importante del sottofondo. Nel secondo caso invece deve essere applicato su un supporto che è il nostro geobase. Cos'è geobase? Geobase è un massetto, per capirci, specifico di spessore variabile dai 3, 5 fino a 7 centimetri, anche 10 se i carichi devono essere molto elevati, che viene appoggiato direttamente sul terreno
Il geodrena viene usato come finitura sul geobase e ottengo un pacchetto completamente filtrante, quindi non vado in nessun modo ad alterare idrogeologicamente le superfici. Nel caso del geodrena applicato invece su supporti già esistenti non mi va a cambiare nulla perché quelle superfici sono già pavimentate, quindi praticamente impedisco all'acqua di ristagnare superficie perché io vivo col geodrena in un ambiente completamente asciutto. In caso di piogge non c'è mai un ristagno di acqua in superficie, in inverno non può formarsi il ghiaccio in superficie. L'acqua filtra attraverso il geodrena, arriva in questo caso sul supporto o direttamente nel geobase e viene accompagnata verso i sistemi di scarico previsti in quel progetto. Oltretutto c'è da aggiungere che nel caso della posa di geodrena su un supporto vecchio o comunque in calcestruzzo, per semplificare, qual è il vantaggio? Che noi possiamo anche interporre anche una membrana impermeabilizzante oppure una membrana che facilita il deflusso delle acque. Faccio un esempio: se per una pavimentazione lapidea o cementizia le pendenze devono essere almeno dell'1%, sì, con questa membrana abbiamo lo stesso deflusso delle acque con una pendenza inferiore. Certo. È sufficiente lo 0,5%. Quindi di colpo col nostro sistema, oltre a non avere le pozzanghere, facilitiamo il deflusso delle acque e possiamo anche accentuarlo nelle zone dove abbiamo una pendenza inferiore allo 0,5. Dottor Penatti, la interrompo perché ho una domanda che riguarda proprio questo. Laura Davico ci chiede, ma che portata ha un rapporto chilogrammi, centimetri quadrati? Avete un range, certo, varia? Ecco, mi dica. Allora, ci sono due famiglie fondamentali. La famiglia dei geodrena realizzati con i marmi e i geodrena realizzati con i quarzi o il basalto o il granito o il porfido. La differenza è ovviamente sostanziale a livello di resistenza e compressione. Tenete presente che si può passare dai 250-300 kg a centimetro quadrato fino anche ad arrivare a 600-800 kg a centimetro quadrato nell'utilizzo di inerti quarziferi. Ora, ci sono anche due aspetti da considerare se io devo andare a ricercare dei carichi. La granulometria: quanto più aumento la granulometria, avrò più deflusso delle acque, ma avrò più spazi vuoti, quindi a compressione un dato più basso. C'è una cosa importante anche da segnalare: il valore di compressione che viene utilizzato per il geodrena non è paragonabile a un valore di compressione di un massetto cementizio, perché in realtà incrementa sempre la resistenza di un supporto cementizio, ma è più importante, tra virgolette, parlare di carrabilità, intesa come che tipologie di autoveicoli, automezzi possono salire sul nostro sistema. Certo. Ecco, praticamente le autovetture possono salire su qualunque tipo di nostro sistema, quindi anche di base marmo. Quando parliamo invece di camion, furgoni pesanti o proprio situazioni diverse, trattori in ambito più cellulare, allora magari bisogna passare a inerti quarziferi. Dopo vedremo un esempio e vi spiegherò bene nel dettaglio come abbiamo risolto una soluzione. Ecco, qui ci sono delle applicazioni. Diciamo, quello caratteristico è quello che si vede di colore azzurro, è il geodrena Lumi. Il geodrena Lumi è una versione del geodrena con inerte luminescente, sono degli inserti, che è una polvere, in questo caso anche granulare, che viene inserita nell'impasto del geodrena, quindi non è soggetta a usura, non scompare con gli anni, ed è questa un po' la differenza e la caratteristica. Dura dalle 6 alle 8 ore, è molto bello, ovviamente non ci deve essere illuminazione a LED o altre, perché se no non è mai sufficiente a
ottenere il risultato voluto, ma soprattutto nei parchi, su queste passerelle dove non c'è illuminazione, vi assicuro che è veramente molto forte come effetto. E può anche essere usato non solo come aspetto decorativo, ma direi anche come ambito della sicurezza. Nei parchi può indirizzare il flusso in serata verso le vie d'uscita, o comunque posso aiutare a segnalare dove voglio che la gente si diriga in caso di necessità. Certo. Anche sotto le immagini sotto, in una villa, in questo caso una villa slovena, potete vedere anche i dettagli, quindi con di fianco un giardino, con dei cordoli in granito, oppure in un parcheggio dove sono stati segnalati gli stalli delle auto direttamente, non con una segnaletica verniciata, ma col geodreno stesso, in modo che abbiamo una segnaletica eterna, senza manutenzione. Perché il geodreno non necessita manutenzione. Non ho bisogno di riverniciare o ridare prodotti dopo, va solo pulito e lavato, né più né meno come qualsiasi altro vialetto lapideo. Anche gli inserti, a destra vediamo la rosa dei venti, la campana quando eravamo piccoli, e le sigle pedonali, sono degli inserti che possono rimanere nel tempo senza mai perdere la loro bellezza. Non vanno mai ritoccati, diciamo, non necessitano manutenzione. Ecco, anche qui ci sono due applicazioni. La prima è la piazzetta Capri. Sì. Non è un lavoro di dimensioni elevate, ma è veramente molto caratteristico. E anche qui, anche la logistica, ed è qui che IPM è arrivata forte con la sua esperienza importante. Può mandare tutto il materiale a Capri e gestirlo attraverso i traghetti e tutto quanto era la movimentazione, vi assicuro che è stato come realizzare, per dire, 3 o 4 mila metri su una piazza libera. È stato veramente complesso, però il risultato è veramente gradevole. Sotto invece abbiamo due opere grosse, due opere pubbliche grosse. La prima è Vigonza, un'opera bellissima. Vedete anche degli inserti. Ecco, questa è una delle cose che si possono fare tecnicamente, cioè utilizzare lo stesso inerte, ma cambiando la granometria. Quindi, cambiando la granometria, la visione che si ha, la predominanza del bianco che hanno certi marmi, cambia visivamente. Quindi, pur essendo lo stesso marmo, vedete quegli inserti rettangolari nell'immagine, è lo stesso marmo con granometria più fine, conferisce quell'effetto. Quindi si può giocare anche cromaticamente senza cambiare il tipo di marmo, ma semplicemente cambiando la granometria. Altra opera molto molto importante è Diano Marina. Abbiamo realizzato le due vie principali della città e questa è stata un'opera molto complessa a livello cantieristico, perché mentre a Vigonza la piazza era chiusa al pubblico, abbiamo lavorato solo noi fondamentalmente, a Diano Marina tutti i negozi erano aperti. Parliamo di più di 74 attività attive, dove noi abbiamo realizzato passerelle per rendere comunque agibile ogni singolo negozio. Ma la cosa più importante sono state due, e le sono state fatte per la sicurezza e per i disabili. Perché? Parliamo di due strade dove praticamente in anni dal dopoguerra fino ad oggi sono stati costruiti rappezzi, strade, marciapiedi, tutti con dislivelli differenti, quindi con delle barriere architettoniche molto molto importanti. Noi abbiamo riportato, variando lo spessore di geodrena, la soglia di ogni negozio a norma di legge, quindi attorno al centimetro. Quindi ad oggi tutti i negozi hanno la stessa soglia, la stessa altezza di soglia, che prima invece non, cioè non lo era. E soprattutto tutti i camminamenti laterali a questa via centrale che si vede, certo, quindi marciapiedi, sono stati allargati perché abbiamo potuto rivestire anche le aiuole degli alberi, arrivare molto vicini al fusto dell'albero e rendere, quindi guadagnare metri quadri di marciapiede. Certo. Infatti a Vigonza il primo lavoro fatto è stato proprio solo esclusivamente, diciamo, la copertura col geodrena
delle aiuole. Da qui abbiamo anche imparato che le radici degli alberi non cercano solo l'acqua, ma cercano anche proprio l'ossigenazione. Il nostro sistema, avendo più del oltre il 35% di vuoto, permette il ricambio dell'aria. E di conseguenza non c'è stato più rigonfiamento cioè dovuto alla spinta delle radici. Quindi la prima opera a Diano Marina è stata proprio la copertura delle aiuole per guadagnare i metri quadri di marciapiede. Tutto questo è stato fatto ai lati, sui marciapiedi, direttamente sull'asfalto esistente. La corsia che vedete centrale, invece, è stato rifatto il calcestruzzo, con una pendenza ai lati, quindi a schiena d'asino, molto molto accentuata, che se avessimo dovuto pavimentarla con un sistema non drenante, avremmo camminato praticamente in pendenza, molto anche sgradevole. Invece col geodrena, praticamente cosa abbiamo? Nel colmo centrale, 1,5 cm di spessore. Ai lati abbiamo raccordato, in modo che, aumentando lo spessore, in modo che praticamente uno camminando non percepisce la pendenza. In realtà sotto l'acqua passa attraverso il geodrena, arriva sul calcestruzzo a schiena d'asino e scorre molto velocemente verso le due caditoie laterali. Certo. Bene, dottor Penati, devo chiederle se accelera un pochino, sì, perché sennò perdiamo magari qualche domanda finale e sarebbe un peccato. Ok. Prego. Qui altre applicazioni, ovviamente ville private, vialetti e bordi piscina, ovviamente si presta in queste ambientazioni, proprio perché non ristagnando l'acqua rimane anche in sicurezza il bordo piscina. Ok. Questo è un altro enorme progetto che abbiamo fatto l'estate passata, sono tutta la zona di City Life, in questo caso il centro commerciale, e questo è ancora più importante, le torri, le residenze Hadid, di cui adesso, se vogliamo, possiamo vedere anche. Grazie. Adesso dovrebbe partire il video. Tecnici dovuti alla struttura di come sono fatte queste residenze, perché sotto il geodrena che vedete praticamente è tutto, è un'altra città di parcheggi, locali tecnici, strutture particolari, quindi c'è anche una questione di giunti molto complessa, di movimenti molto molto complessa. In più c'era questo disegno architettonico voluto dall'architetto, che era molto particolare, quindi bisognava far conciliare giunti tecnici con anche giunti architettonici. Ci siamo riusciti e abbiamo, cambiando gli spessori, utilizzando dei giunti in acciaio inox, armandoli con fibra in vetro in questo caso, quindi sono stati tassellati e armati con fibra in vetro. Ogni singolo giunto è stato trattato in funzione del suo movimento. Quindi, e tutto questo è stato realizzato con le persone che ci abitano. Potete capire che sono anche personaggi parecchio difficili da gestire. Mm-hmm. Abbiamo avuto, devo ringraziare veramente sia la proprietà che anche la direzione lavori, perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Abbiamo veramente avuto una collaborazione fantastica durante questi 3-4 mesi di lavoro, che ci ha permesso di non avere nessun disguido con nessun abitante, nessun residente, e quindi siamo contenti. La direzione lavori era del cantiere in generale? Sì. No, il cantiere no, perché il cantiere era chiuso, era un direttore lavori esterno che è cercato dalla proprietà, che si è occupato proprio di questa riqualificazione della pavimentazione, e quindi veramente è stata una figura molto collaborativa,
molto anche pratica e tecnica, perché uno degli aspetti è stato che, avendo dovuto asportare tutta la vecchia pavimentazione, molte ci siamo trovate delle sorprese dopo l'asportazione della vecchia pavimentazione. Quindi certo, abbiamo dovuto scegliere, prendere delle decisioni al momento, tipo la mattina stessa per il pomeriggio, perché avevamo più di 15 persone ad operare, quindi potevamo stare fermi. Certo, allora il video è terminato, quindi possiamo procedere. Esatto, okay. Bene, okay. Con la prossima slide. Ok, quindi partiamo già all'altra linea. Infatti, quindi se vogliamo, se ci sono delle domande riguardo al geotrena, oppure possiamo passare alla linea green paving. Ecco, no, al momento no. Ci chiedono sì una cosa soltanto. Quando lei parlava dei giunti prima per realizzare quel disegno architettonico di Zadadi, ci chiedono, ma sono state messe in quel caso delle barre in acciaio per dividere la pavimentazione tra un colore e l'altro? Allora, in quel caso specifico sì, perché faceva parte del disegno architettonico dell'architetto Hadid, che assolutamente aveva scelto questi profili, che avevano anche uno spessore specifico, perché riprendeva anche altri profili esistenti nel progetto. In realtà non ci servono, quando vogliamo fare un cambio colore, non è obbligatorio mettere un profilo in acciaio. Possiamo anche accostarci marmo con marmo, quarzo con quarzo. Quindi è Perfetto. solo proprio una scelta architettonica. Certo. Perfetto. Allora posso procedere con la linea green paving. Sì. Perfetto, è la seconda linea. Qui parliamo di totalmente un altro mondo. Quindi parliamo di stabilizzazione dei terreni, controllo delle polveri e proprio la realizzazione di strade, vialetti, superfici in aree rurali e non, ma dalla connotazione molto molto naturale. Sono due concetti totalmente differenti rispetto al geodrena. Il geodrena è una pavimentazione che parte viene consegnata finita e non necessita la manutenzione. In questo caso sono strade e manufatti dove viene richiesta una certa manutenzione specifica che dipende dall'utilizzo che ne vengono fatte. Intanto cominciamo con la divisione, con caratterizzare le due tipologie, stabilizzazione dei terreni e la realizzazione di vere e proprie strade. Abbiamo un prodotto, anzi due prodotti in realtà, che si chiamano Conide e Green Stab, perché in questo caso parliamo di prodotto, perché l'inerte è tendenzialmente l'inerte che già è presente a terra, è quello che è già presente sul territorio, non è un inerte riportato. Sono due stabilizzanti, uno di colore rosso e uno di colore trasparente, il Green Stab, proprio per non alterare minimamente l'aspetto cromatico della terra esistente. Qual è la loro funzione? È prendere un terreno, come vedete a sinistra, disassato, in condizioni non carrabili, non sicure, poterlo fresare con una fresa spaccasassi, si applica il prodotto, si miscela, ve la sto facendo abbastanza semplice, e si compatta, ottenendo risultati che vedete a destra. Questo cosa comporta? La possibilità di stabilizzare terreni senza l'utilizzo di calce o cementi. Vi faccio un paragone. Per stabilizzare una strada con la base calce rispetto al nostro prodotto, l'equivalente è tipo un camion di nostro prodotto, 53 camion di calce. Quindi pensate anche in ottica logistica in queste zone che non sono servite a volte come può essere un'autostrada o una zona di città. Quindi il Green Stab e il Conide sono dei prodotti che si prestano a consolidare, stabilizzare e rendere appunto, a trasformare una strada dissestata in una strada carrabile, utilizzando il terreno esistente con pochissimo prodotto.
Quando dico pochissimo, ne parlo, dico veramente molto poco, parliamo di qualche millilitro a metro quadro, può andare da 10 a 15 a 20 millilitri a metro quadro, dipende dalla formulazione, dalla natura del supporto. Per realizzare questi lavori bisogna però ovviamente fare un'indagine del terreno esistente. Questo lo facciamo noi, ci affidiamo poi dei laboratori esterni che analizzano il terreno e dopo noi stabiliamo la quantità di prodotto necessaria alla stabilizzazione. Okay. Esiste poi invece un altro prodotto, quindi qui cambiamo proprio famiglia, passiamo dalla stabilizzazione a un prodotto che lega invece, quindi che tiene agglomerato un inerte, che anche qui può essere un inerte già esistente a terreno o un inerte selezionato e riportato. Faccio un esempio banale, come potrebbe essere un semplice calcestro, quello che viene chiamato qui nella nostra zona calcestro, o comunque un inerte selezionato. Impedisce questo, così come la stabilizzazione con Heidegger-Stab, l'erosione del terreno. Questa è una cosa importante che non ho detto prima. Quando io stabilizzo un terreno con Heidegger-Stab, lo rendo praticamente impermeabile, o comunque poco permeabile, quindi non è più soggetto all'erosione dovuta a pioggia, anche quindi in una situazione di pendenze, non ho più quelle forti zone di erosione che poi precludono la carrabilità o la pedonabilità di un sentiero. In questo caso abbiamo realizzato un progetto che anche qui ci sarebbe un video che fosse più esemplificativo. Allora, prima del video, guardi, le faccio due domande e andiamo velocissimi perché ne ho diverse. Allora, prima di tutto ci chiede Laura Davico, la fresatura comprende anche un livellamento? Allora, la fresatura durante la fase di fresatura ci potrebbe essere la necessità o la possibilità, o quindi volontà, di livellare, quindi di raccordare delle situazioni esatto. che non questo erano questo è possibile. E in quella fase si può fare. Certo, poi ci chiedono, per quanto riguarda i tempi con il green soil, quali sono? Allora, i tempi sono rapidi per quanto riguarda la posa. Sì. Per quanto riguarda la messa in funzione della strada, dipende molto dalla temperatura in cui viene realizzato e dalle condizioni climatiche. Ovviamente parliamo di prodotti estremamente ecocompatibili a base d'acqua, quindi sì, la componente acquosa deve comunque evaporare. Ovvio che se è finita la nostra applicazione è molto molto rapida, si fanno anche, cioè, si arriva anche a fare quasi 1000 metri al giorno con le vibrofinitrici di strade, anche di più se parliamo di strade proprio esterne. Tenete presente che il sole si può anche usare per fare piste di aeroporti, si fanno migliaia di metri quadri al giorno. La messa in funzione dopo la bagnatura superficiale dipende molto dalle condizioni atmosferiche, però in genere nell'arco delle 72 ore successive siamo già quasi al completamento delle sue prestazioni, però l'acqua deve comunque evaporare. Certo, ci chiedono poi, ovviamente questa domanda è d'obbligo, ma anche a martellare, i costi. Ah, ok. I costi sono, per quanto riguarda la stabilizzazione con Green Stab e con Hyde, sono molto bassi, perché si utilizza il terreno esistente e si mette pochissimo prodotto, che di per sé magari sembra che abbia un costo elevato il prodotto stesso, ma a metro quadro si parla di un costo di prodotto che può essere attorno ai 2,50-3 euro, più bisogna aggiungere la posa per la fresatura e la compattatura, che però sappiamo che può girarsi attorno ai 4 euro al massimo, è già tanto. Dipende poi, in molte situazioni, in questi lavori è importante sempre tenerne conto, come anche nel geodrena, la logistica, per capire se sono zone disagiate o no. Questo è fondamentale. A volte incide, non dico di più la logistica, ma può incidere molto la logistica. Però a metro quadro saremo tranquillamente attorno ai 7-8 euro per quanto riguarda il CONAID.
Per quanto riguarda il green soil, invece, le cifre sono leggermente più alte. Si può partire da un discorso di prodotto che attorno ai 12-15 euro al metro quadro, che compresa la posa con un riporto extra di materiale pulito, selezionato, può arrivare anche a 26-27 euro fino a 30, dipende poi dai progetti e dal tipo di materiale. Ecco, dottor Pennati, le chiedo di velocizzare perché so che ha tante altre cose da sì, dire. Sì, abbiamo il video, è già terminato? Esatto. Perfetto. Sì. No, il video non è ancora andato, lo mandiamo. Chiedo anche questo. Lo spessore, quale può essere? Spessore, in questo caso, per quanto Massimo. riguarda il Conide, ovviamente in genere si stabilizzano attorno 20-25 centimetri, quindi tutto lo spessore delle frese. Per quanto riguarda il green soil, invece, lo spessore può essere anche da 5-7 centimetri, spessori minimi, fino ad arrivare anche a 10-12 se voglio delle prestazioni carrabili, perché in questo caso il tutto è dovuto alla compattazione e alla resistenza del pacchetto. Aumenta quindi la resistenza. Ciò non vuol dire che diventa un pavimento autoportante. Sempre è importante che il sottofondo sia idoneo per quello che vado a fare. Anche l'asfalto non può essere fatto se il sottofondo, la massicciata dell'asfalto non è stato strutturato per Certo. i carichi. E le chiedo anche, c'è un'altra domanda, una volta trattata la strada, no, con gli stabilizzanti. Questi stabilizzanti abbiamo detto che sono completamente permeabili, quindi non c'è bisogno di eseguire dei lavori per la raccolta delle acque, o sì? Allora, nel caso del Conide, la pavimentazione risulta abbastanza impermeabile, ok? Quindi di conseguenza va fatta una strada baulata, va fatta a schiena d'asino. Quindi ai lati o in pendenza, a seconda se è Quindi ai una lati è dorsale, bene bisogna avere. prevedere, bisognerà calcolare che l'acqua scorrerà verso un punto di possibile Certo, raccolta. Per porta. quanto riguarda invece il green soil, molto molto meno. Qui parliamo di una pavimentazione molto più drenante. Quindi tendenzialmente si può anche evitare di valutare sistemi di drenaggio importanti, a meno che non ci sia dei sentieri in green soil e anche invece magari altre situazioni completamente impermeabili, e a quel punto bisogna far collimare il tutto nelle giuste situazioni. Bene, bene. Bene, allora è concluso il video, dottor Pennati, quindi torniamo alla sua slide con questa che era quella conclusiva di. Esatto, per chiudere quello che avete potuto vedere nel video, è stato usato un inerte scuro perché eravamo in Sicilia, terra dice Pula. E quindi per utilizzare anche in questo caso abbiamo utilizzato un inerte locale, così come possiamo farlo per il geodreno. Ovviamente c'è la versione opposta, nel senso che come andiamo a fare delle strade rurali nella bella stagione, andiamo poi, abbiamo anche dei prodotti che fanno da antighiaccio, resistono anche a temperature inferiori ai 50 gradi e hanno prestazioni molto importanti. Ovviamente non mi dilungo adesso su come funzionano, a disposizione per Certo. ulteriori Bene. richieste. Sì, Invece grazie. parliamo di un'altra divisione, Ci sono che è la tante cose. divisione IPM Free Time, e quindi parliamo di pista ciclabile e parchi giochi, aree ludiche. Anche qui per le piste ciclabili abbiamo dei sistemi, il sistema madre è l'IPM Free Time, quindi è un sistema a basso spessore, parliamo di circa 2 mm e mezzo di spessore, che viene applicato tendenzialmente su un binder in asfalto, se già esiste, oppure anche un supporto cementizio. Si può avere in diversi colori, si può avere granulometrie più chiuse, più fini, più antiscivolo, a seconda se vado a farle appunto in zone dove c'è molta piovosità, ovviamente segnaletica tutta a norma. È un prodotto economico, anche qui parliamo di prodotti che posati da IPM possono andare dai
9, 11 euro fino a 16, 17 euro nei sistemi più complessi, quindi forniti e posati. La caratteristica qual è di questi prodotti? Che sono molto elastici, molto molto elastici, anche qui hanno un bassissimo VOC praticamente a zero, hanno un aspetto opaco e non ci preoccupa la posa su fondi umidi. Fondi umidi inteso piove su un binder in asfalto, io procedo alla soffiatura e poi alla successiva posa del rivestimento free time in giornata stessa. Quindi non ho fermi e siamo molto veloci nelle consegne. Qui ci sono diverse applicazioni addirittura posate sul... Questo qua era un mix dove era già stato preparato le zone fatte in calcestruzzo e in autobloccanti. In realtà poi in alcuni punti siamo andati anche direttamente sopra gli autobloccanti perché avevano, diciamo, sbagliato a dimensionare delle zone, ma questa forte elasticità del prodotto permette la posa anche su autobloccanti sani. Questo è la zona certo, nuova. Certo, anche per questo ci chiedono il costo, dottor Fernando. Quello dicevo prima, per il free time possiamo parlare da 8-9 euro fino a 15-16 euro nei sistemi più complessi e a più ad alto spessore. Ok, perfetto. Senta, poi ho una domanda che credo riguardi ancora la pavimentazione Sì. precedente, ma gliela faccio al volo. Credo che la risposta sia ovviamente sì, però mi dica lei, in queste pavimentazioni, quelle di prima, cioè sulle aree rurali, quindi non servono tessuti separatori? No, Ecco, non perfetto. serve. Non servono. Cioè, Bene, sì, non serve. sì, non No, servono in quel senso. non serve. Assolutamente. Quindi, la stessa tecnologia che avevamo sviluppato per le piste ciclabili, Sì. l'abbiamo anche sviluppata per dei campi, quindi polifunzionali. Ovviamente tutti sappiamo che esistono diverse tipologie di campi polifunzionali, possono essere a norma delle federazioni e possiamo offrire anche quello, lo facciamo nei palazzetti, lo facciamo anche in campi outdoor a norma della federazione, che può essere la federazione basket con cui collaboriamo anche, oppure pallavolo, però è una nicchia di questi lavori. Ci sono tantissimi lavori che possiamo realizzare con sistemi paragonabili ai sistemi certificati, con costi inferiori, ma con questi aspetti sia estetici sia funzionali, sempre partendo dalla tecnologia che abbiamo sviluppato per il free time. Mi scusi, Quindi, ho una domanda al volo che riguarda il free time, giusto sì. perché così restiamo in argomento. Mi chiedevano, quindi il free time è comunque, diciamo, drenante o invece assolutamente no, perché è composto da una guaina diversa, diciamo? Allora, il free time che vi ho presentato adesso è un sistema non drenante, quindi che si applica sopra un supporto che deve avere le proprie pendenze. Qualora io volessi avere una pista ciclabile drenante, ho due sistemi per farla, o col geodrena che abbiamo visto all'inizio, Sì. anche se ovviamente le quotazioni cambiano, perché il geodrena è una pavimentazione che può variare dai 40 ai 70, 75 euro anche nelle versioni lumi che abbiamo visto, via dicendo, no? Oppure lo possiamo fare con altri sistemi completamente drenanti, quindi parliamo di tipo il geobase, per capirci, che abbiamo visto prima, quindi un massetto drenante, altrimenti il free time, come l'abbiamo visto colorato prima, non è drenante. Certo, però hai il Ecco. vantaggio di essere molto ristretto in una pista più grande, quindi Esatto, e poi è insopportabile. veloce la posa, costa poco. Ecco, è possibile avere anche la versione Lumi nel free time. Questo anche, quindi fare o tutto, L'illuminazione. esatto, fare o la segnaletica stessa di sicurezza in versione Lumi, quindi negli attraversamenti pedonali o attraversamenti di strade, posso fare della segnaletica luminescente in notturna. Bene, interessante. Quindi parlavamo invece di questi campi polifunzionali, questa è un'applicazione che abbiamo fatto, anche esteticamente molto gradevoli. Aree ludiche, anche questo l'IPM Gammi, è
un sistema ovviamente antitrauma, lo spessore di questi sistemi, che penso che tutti sappiamo che vengono realizzati con un inerte in gomma, un sottofondo di inerte in gomma, in genere viene fatto in gomma nera, anche di riciclo, e poi una finitura superficiale colorata, che può essere fatta o con gomma rigenerata o con gomma nuova, diciamo, perfettamente pigmentata. Certo. Sono sistemi drenanti in questo caso, perché sono dei pacchetti drenanti. Lo spessore varia in funzione dell'altezza dei giochi, quindi non esiste un vero e proprio spessore, può essere da 3 cm anche fino a 7, dipende dal rischio di caduta, e da lì ci sono dei parametri, c'è una tabella di certificazione, che dipende dal rischio di caduta dei giochi previsti su questi sistemi. Ovviamente li abbiamo visti già applicati con sistema di giochi d'acqua, è possibile veramente anche qui realizzare parecchie soluzioni simpatiche e anche divertenti per i bambini. Certo, e, certo. Ovviamente anche le variazioni cromatiche. Costi, dottor Penati, se volesse dare un range. Il Gamma è un prodotto tendenzialmente costoso, perché non viene, non può essere, non ha un costo inferiore a 75 euro. Parte da 75 fino anche a 95, 100, 120 euro al metro quadro. Sia Certo. perché riguarda lo spessore, perché faccio dei veri e propri massetti, ma Chiaro. anche, come vedete, quello in figura ha dei giochi di colore molto molto complessi. Quindi, Sì. Quindi ovviamente. siamo nell'ambito di una pavimentazione antitrauma, bisogna, giusto? Quindi che ha proprio anche questa funzione. Peraltro, infatti, con certificazioni che non si può Sì. sgarrare o E variare. anche ci chiedono se anche il gummi può avere, diciamo, la luminescenza. Certo, assolutamente sì. Perché Ah, ecco. la tecnologia che abbiamo implementato per il Geodrena l'abbiamo poi applicata sia in ambito tutto outdoor, quindi su tutti i nostri sistemi, il Fritanni e il Gammi, e così anche in ambito industriale per la pura sicurezza in quel caso, mentre in ambito esterno è prevalentemente sicurezza e si può giocare anche con l'estetica. Certo, le faccio un'ultima domanda, Sì. che un'ultima, ma non so, poi magari ne arrivano anche altre, ma riguardo le pavimentazioni sin qui analizzate, e dobbiamo velocizzare, quindi magari le chiedo di essere sintetico nella risposta, il controllo della crescita delle erbe infestanti è, diciamo, più o meno su questa ultima gamma di pavimentazioni sicuramente garantito? Ci sono delle pavimentazioni dove c'è più rischio o meno rischio? Ok, allora, tutte le pavimentazioni riducono drasticamente la crescita di erba, questo è chiaro. Per quanto riguarda la stabilizzazione, essendo una sorta di pavimentazione impermeabile, praticamente è quasi ridotta a zero la crescita di erba. Per quanto riguarda il green soil e il geodrena, può esserci dell'erba, della crescita, ma solo per deposito di sporco, quindi di polvere terrosa, che va a depositarsi sul sistema, e da lì può crescere qualche filo d'erba. Infatti io consiglio sempre, il Geodrena non necessita alcuna manutenzione di tipo di intervento, per dire, da parte di PM o da parte del committente. Semplicemente il lavaggio dopo la stagione invernale praticamente favorisce la rimozione, perché si lava semplicemente con un'idropulitrice o con una motoscopa, con i normali Sì. metodi. Diciamo tutte le spore, tutti i depositi che Esatto, vado a eliminare tutto quanto che si è incastrato diciamo, nel geodrena, nelle porosità del geodrena. Per quanto Certo. riguarda il green soil, ovviamente è un terreno più naturale, È qui chiaro. è limitata la crescita, però ci potrebbe essere sui bordi una volontà da parte della vegetazione di rubare della strada. Anche qui si possono usare i metodi tradizionali di diserbo, quindi quelli Chiaro. che conosciamo E tutti quanti, possono essere da quelli chimici, che escluderei, a quelli esatto. meccanici, che Io le faccio un'altra domanda e poi ci avviamo verso la conclusione. Dicevamo, ecco, Geodrena è utilizzabile anche per le terrazze, secondo può? è perfetto. È Noi lo perfetto. usiamo tantissimo negli alberghi,
sulle grosse superfici, ma anche nelle terrazze delle abitazioni, perché mantiene più fresca la pavimentazione, avendo questo rapporto variabile di vuoto dal 35 al 45%, praticamente l'aria, il pavimento è ventilato, è sempre poi micro, è sempre leggermente più umido rispetto all'ambiente esterno, quindi è più fresco. Certo. E non si creano muffe in alcun modo, anche se non mettiamo per volontà, ma ovviamente non possiamo mettere dei sistemi che impediscono la crescita della vegetazione. Il legante che utilizziamo però impedisce la proliferazione batterica. Di conseguenza non si formano muffe di alcun tipo. Questo è molto importante, ovviamente, per le terrazze. Prego, esatto. Lascio continuare, ma mi scusi, le domande arrivano. No, anzi, ben vengono, anche perché qui sono altre immagini del Gammi, come è veramente una sperimentazione architettonica, dove poi non bisogna mai dimenticare di ponderare bene, perché qui il prezzo, dicevo, è un sistema costoso, ma c'è una normativa tassativa da rispettare, tot altezza, tot spessore. Non, certo, anche perché dico sempre, diffidate da chi vi può dire: ah, ma no, ma costa 30-40 euro in meno tra un competitor e un altro, c'è qualcosa che non va, assolutamente. Certo, assolutamente. Questo è quello che può fornire IPM Italia a livello di pavimentazioni. Veramente possiamo andare in ogni settore. Col Geodrena possiamo partire dai porti, quindi moli, pontili, tutta quella che è la zona proprio portuale, fino a centri direzionali. Abbiamo visto City Life con il centro commerciale e residenza Did, alle aree ludiche, alle piazze, e poi tutta la divisione industriale, quindi ospedali, industrie e ogni altro settore, aeroporti. Quindi veramente IPM Italia può offrire ogni tipo di pavimentazione, e questa slide veramente rende chiaro tutti i settori che possiamo coprire. Benissimo. Ovviamente tutto con un occhio anche nell'industriale al green, al non utilizzo di solventi. Vi faccio un esempio e chiudo. Anche i quarzi che utilizziamo per l'industriale, siamo l'unica azienda che utilizza quarzi pre-rivestiti per evitare che i nostri ragazzi respirino polveri sottili per evitare la silicosi, e siamo l'unica azienda che utilizza questo sistema. È più caro, sì, ma è da tanti anni che ci crediamo. Molto bene, veramente molto bene. Non so, dottor Penati, se c'è una slide conclusiva di riferimento, è questa, ecco. Esatto, perché siccome un'ultima domanda che ci arriva è proprio quella di poter avere delle immagini circa l'utilizzo sulle terrazze, direi che il sistema migliore è richiedervele direttamente, in modo che magari possiate essere d'aiuto in questo senso, giusto? Assolutamente, allora, questi sono i nostri recapiti, vi forniamo subito anche un'assistenza, anche in questo periodo un po' disagiato del coronavirus, però con 2-3 foto già siamo in grado di dare un'idea di massima di quello che potrebbe essere un progetto giusto. Allora, io intanto la ringrazio, mi sembra molto interessante. Come sempre, quello che volevo dirvi che la relazione è disponibile, comunque resta disponibile in Facebook per qualche giorno, dopodiché sarà disponibile in YouTube fino alla fine del nostro ciclo. Vi ringrazio infinitamente. Comunicazione o richiesta potete scrivere a comunicazione@paesage.it e siamo a disposizione, e vi diamo appuntamento quindi a lunedì al nostro prossimo webinar. Buonasera a tutti, grazie dottor Penati. Grazie a lei dottoressa, buona giornata. Grazie.